Buongiorno amici di Snap Italy, siamo qui oggi alla Galleria Parione 9 di Roma con Marco Rea, giovane artista del panorama non solo romano ma anche nazionale e internazionale, che da qualche giorno è qui con la sua mostra Destroy with Care. Esatto. Allora Marco, Destroy with Care, distruggi con cura, come esatto. Dire fai male ma piano. Sì, in un certo senso, no, però in realtà se noi pensiamo alla scultura nasce dalla distruzione. Cioè il blocco di marmo che tu distruggi crei qualcosa, quindi non per forza quella distruzione è qualcosa di negativo, e quindi appunto io distruggendo riesco a creare qualcosa di nuovo, riesco a dare vita, nasce, a far nascere qualcosa di nuovo. Qual è il tuo intento, diciamo, distruggere per creare effettivamente in questo caso che cosa? Per un po' per scavare nell'uomo, quindi nell'animo umano forse, comunque nella figura umana, è un po' un indagare la figura umana scavando, quindi anche distruggendo, ma non come atto negativo assolutamente, anzi come atto creativo. Perfetto, perché in questo caso sono proprio le modelle il soggetto dei tuoi lavori? Le modelle perché per me è stato quasi un passo naturale. Io comunque sono nato a Roma, vivo a Roma e noi siamo costantemente circondati dalla pubblicità, ovunque, in metropolitana, per strada, nei cartelli pubblicitari. Quindi la mia non è una critica verso quel mondo, è un atto che è stato spontaneo, appunto, normale, di prendere quelle cose che avevo intorno e renderle mie, renderle personali. Il tuo, diciamo, è, essendo soggetti tutte donne, si può dire un lavoro un po' sulla femminilità anche. Tu prendi un'immagine che è di base perfetta, perché è creata per la pubblicità, e la rendi in una prospettiva che è un po' più intima, a volte anche un po' inquietante, se così possiamo dire. Questo è, diciamo, qual è la tua visione effettivamente sulle donne? Anche una visione imperfetta, ma che poi ha quell'imperfezione che crea l'unicità. Quindi certo. Noi partiamo, appunto, io parto da una bellezza perfetta ma quasi non reale spesso, quindi spesso sappiamo sono immagini lavorate per renderle perfette. Io cerco un po' quella dimensione appunto di unicità, quella anche della donna come singola persona, io spesso immagino donne che si guardano allo specchio e si indagano e quindi cerco appunto questa interiorità che non è per forza un malessere o una gioia, una ricerca. Okay. E forse attraverso di loro è una ricerca anche per me stesso. Perfetto. E diciamo, noi in tempi un po' di fuga di cervelli dall'Italia, quindi persone che nel loro settore sono brave ma devono andare via, tu invece come vivi il fatto comunque di essere uno degli artisti più rappresentativi del tuo settore, non solo in Italia ma anche all'estero, dove esponi tantissimo? Sì, io per fortuna riesco a esporre sia in Italia che all'estero e continuo a vivere qui perché comunque è una città che amo, amore e odio come la penso la maggior parte dei romani, però per fortuna riesco a fare tante cose anche fuori, Londra, America, adesso Giappone. Perfetto. Quindi, da dove vengono un po' le tue ispirazioni rispetto a questo lavoro, ma quello che è il tuo lavoro in genere? Ecco. Io mi ispiro molto all'arte contemporanea, sicuramente Francis Bacon è tra i padri di ciò che faccio, e poi amo Schiele, che forse in qualche modo rientra anche nelle mie opere. E poi mi lascio ispirare un po' da tutto, dal cinema, dalla musica, da tutto quanto, quindi può essere Cronenberg, può essere un libro di Orwell, veramente poi l'ispirazione è ovunque, bisogna soltanto riuscire a percepirla, certo, e catturarla, sì. Ok, e per finire ci vuoi dire un po' qual è stato, da dove è partito il tuo percorso, quindi tu da dove vieni e soprattutto quali sono le tue intenzioni future, quali sono i tuoi prossimi progetti, se ne hai? Io ho sempre amato disegnare fin da piccolo, ho fatto senza dubbi studi artistici, quindi liceo artistico, ho fatto una scuola di fumetto e illustrazione qui a Roma, sono laureato in storia dell'arte e quindi questo è da dove ho iniziato. Poi ho fatto graffiti per tanti anni, infatti da lì poi l'uso della bomboletta spray per le mie opere. E inaspettatamente sto andando verso anche il mondo della moda, che ho visto molto aperto anche all'arte contemporanea. Bene.
infatti sempre più sto lavorando nel mondo della moda, quindi forse quello è il futuro. Il futuro. Bene, noi ti facciamo tanti auguri, ti ringraziamo. Grazie. Per essere stato qui con noi oggi e salutiamo. Grazie i nostri amici di Snap Italy.